Benvenuti alla quarta edizione del Metal Alliance Fest ai Brain Dead. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ok, come e quando nasce la band? La band nasce nel 1999, verso il fine del 99, da un'idea di me e Daniele, qui, di poter fare creare una band che richiamasse le sonorità del thrash metal degli anni 80, in particolare il sound della Bay Area, il sound della Bay Area americana. E dopo svariate ricerche sono andati in formazione il bassista Aaron Zorzi e il batterista Daniel Giovanetto. Così, dopo le prime prove passate a proporre cover di metal bands degli anni 80 come Slayer, Obituary, Sodom, ci siamo dedicati alla scrittura di pezzi nostri. Pian piano siamo arrivati a comporre il nostro primo demo. La scelta del nome? Da dove viene fuori? La scelta del nome è un'idea mia, in onore ai grandissimi Exodus, Brain Dead, una loro canzone, piaceva anche come nome del gruppo. Contenuta in Pleasure of the Flesh. Che genere suonate? Ma thrash metal anni 80, americano, Bay Area. Di cosa parlano le tematiche dei vostri testi? Ma i nostri testi, a maggior parte, scrivo io, sono incentrati più sulla critica, critica sociale. E praticamente noi non stiamo da nessuno schieramento politico, è solo descrivere come stanno le cose attualmente nel nostro mondo, che più sta andando in merda. Ad esempio descriviamo quello che succede in questa società corrotta, come appunto il nostro album Linde tipo Vortex. Il Vortex, il vortice inteso come la società, un vortice dove tutto il sistema ci risucchia. Tutto siamo dettati dalle leggi che ci impongono questi politici, quello che vediamo in televisione, siamo tutti contagiati e piano piano approfondiamo in questo vortice. Però ci sono anche altri testi che parlano anche di problemi personali come l'alcol, la droga, un po' di tutto, comunque sempre con un occhio dedicato alla critica sociale. Ci sono gruppi che in qualche modo vi hanno influenzato particolarmente? Direi sì, direi molto i gruppi, praticamente noi siamo una band ispirata dagli anni 80, noi facciamo il sound degli anni 80 praticamente. Direi che le band che ci hanno ispirato, quelle che siamo cresciuti, sono quelle che... Metallica, Exodus, Slayer, Annihilator, Overkill, tutta la scena thrash metal degli anni 80, in particolare col sound della Bay Area. Comunque ognuno di noi ascolta anche cose differenti. Che progetti ci sono in cantiere per il futuro? Per il futuro speriamo vivamente per il 2013 di poter finalmente registrare il nostro secondo album, perché praticamente è quasi pronto, abbiamo solo da fare qualche ritocchino e entrare in studio per registrarlo, anche perché abbiamo perso un po' di tempo ultimamente per inserire in formazione un secondo chitarrista e dopo vari tentativi andati male. Siamo riusciti finalmente all'inizio di quest'estate a inserire nella nostra band un ragazzo giovane e serio come Davide Ricca. Eccolo qua. Serio? Giovane sì, perché siamo dei vecchietti, giovane, lasciamo stare. E diciamo che il ragazzo si sta comportando bene, è serio, non scassa la minchia, e va bene così per noi. È bravo a scuola, ma da fastidio si applica. Si applica. Da fastidio. Ok, cosa pensate della scena metal all'interno del nostro paese? Come Italia. Ma diciamo che partiamo dalle cose positive. In Italia ci sono ottime band, veramente valide, brave, preparate. Anche a Torino ci sono delle ottime band, veramente bravi. Quali sopra il tutto. Si è risvegliata la scena a Torino dopo anni che era morta praticamente. Dal 2004 in poi si è visto un cambiamento, band sono formate veramente proprio nel metal vero. Però rimangono sempre i lati negativi, le band praticamente pensano ad aiutarsi solo a se stesse, a essere un po' egoiste, rinchiudersi in se stesse e... C'è poca collaborazione. Come si suol dire, tirare l'acqua al proprio carro e basta, invece se ci fosse un po' più di collaborazione tra una band e l'altra, la scena ne trarrebbe più benefici secondo me. E invece di un festival come il Metal Alliance cosa ne pensate? Ma noi siamo molto contenti oggi di poter partecipare a questo festival, è la prima volta che ci partecipiamo e vediamo che l'organizzazione è veramente buona.
E le band anche, non sono mai, sono delle band veramente ottime e siamo onorati di poter suonare qui stasera. Voi invece? No, è un'ottima iniziativa, sì. Cioè si vede quando c'è la passione di altri musicisti che organizzano questi eventi proprio per amore della loro musica. Ragazzi, salutate chi volete, avete una videocamera e 20 secondi vi do, fate quello che volete. Salutiamo tutti quelli che ci seguono, che sono tantissimi, e siamo onorati di suonare qua al Metal Alliance. Se ci siete venite a vederci stasera, se non ci siete non importa, guardateci su YouTube o ovunque si possa cercare trovare questa intervista su internet. E stay fucking trash! Yeah! Yeah. To the end of time.